Signore e signori, qua al convento c'è veramente della bella topa, eccola qua, alzati in piedi, sì, alzati in piedi, eccola qua, ce l'abbiamo, sali sulla sedia, sali, eccola, sì, guardate qua, che topa, come ti chiami? Irene. Com'è? Irene. Irene, da dove vieni? Asiago. Per la precisione, però Asiago. D'Asiago, Irene D'Asiago, ragazze! E che cosa fai? Che cosa fai? Ti sposi? Sì. Veramente? Con chi? Con chi? Dov'è? No, non c'è. Non c'è, come si chiama? Massimo. Massimo? E come lo chiami nell'intimità, Massimo? No, sempre Massimo. Sempre Massimo. Perché è d'amore molto grande, quindi sempre Massimo. È Massimone. Sempre Massimone. Massimo è il massimo per te. Massimo, sì. Massimo è il massimo, ok? E te come ti chiama nell'intimità? Sempre Irene. Sempre Irene. Non bella topina. No. Aspetta che chiediamo alle amiche, scusa, come lo... Irene sempre Massimo. Perfetto, questa è la traduttrice immediata. Ecco, come lo chiama nell'intimità Massimo, lo sapete voi? Tigrotta. Tigrotta! Colpo di scena, fantastico! La nostra Tigrotta di Asiago che stasera si è vestita da topolina. Hai visto? Che bello! Wow. Che cosa ti è piaciuto di Massimo? Perché è un orsacchiotto. Lui è una tigrotta, lei è un orsacchiotto. Lei è una tigrotta e lui è un orsacchiotto, ragazze! Fantastico! E invece a Massimo cosa è piaciuto di te? Non lo so. Non lo sai? Dovremmo chiederlo a lui? Sì. Ok, glielo chiederemo allora. Sì. Verrà qua? Non lo so. Non lo sai. Non so niente io. Non so niente. È la tua prima volta al convento? Sì. Che cosa ti aspetti? No, meraviglioso. Meraviglioso, ti piace? Già adesso. Sei già carica? Sì. Sì. Sì, carichissima. Ragazzi, mi fate un saluto alla tigrotta. 1, 2, 3. La nostra tigrotta, nonché topolina d'Asiago. Ce l'abbiamo noi, Irene.